SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Emerge un quadro inquietante dopo il blitz dei carabinieri che a Rimini ha evitato che nascesse una guerra tra clan di Camorra nel cuore della Romagna. Un plauso universale arriva dal mondo politico di maggioranza e opposizione. Con decine di uomini in borghese, la polizia di Bologna ha concluso un blitz antidroga nella zona universitaria del capoluogo che ha portato a 5 arresti e all'aggravamento di un divieto di dimora. Le manette finiscono ai polsi di persone per lo più straniere. È durante la nuova trasmissione Talk 24 che Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, si scaglia contro la legge sull'omofobia approvata di recente. È una marchetta ed è inutile, dice, promettendo di abolirla qualora vinceranno le elezioni di gennaio. Anche la Camera di Commercio della Romagna tira un respiro di sollievo dopo la riapertura del ponte Puleto in E45, ma secondo il suo presidente Alberto Zambianchi è necessario pensare subito anche alla strada Tiberina, così da evitare in futuro dannosi blocchi all'arteria. Dal palco del primo convegno FISMA Bellaria e Giamarina, il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini promette un'attività mirata per abbattere le rette degli asili. Convincerò i sindaci a usare il fondo sulla legge 06 anni, ha ribadito. Alla kermesse presente anche la sottosegretaria Puglisi. Infine lo sport, il calcio, il Cesena ospita nella nona giornata di Serie C la Rivelazione San Benedettese. La lettura tattica di Francesco Modesto sarà incentrata sui duelli nei diversi reparti in una gara il cui esito non è per nulla scontato. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. In primo piano i risvolti del blitz anticamorra di ieri da parte dei carabinieri a Rimini. È un quadro inquietante quello che emerge. Ha solo 31 anni, ma la voglia di diventare più grande di tutti gli altri boss non gli faceva vedere limiti, nemmeno riguardo all'uso della violenza. È questo il ritratto di Ciro Contini, delineato dall'inchiesta dei carabinieri di Rimini e della direzione distrettuale antimafia di Bologna, che venerdì ha portato all'arresto di 10 persone. Nipote del boss di Secondigliano Edoardo, Contini, attualmente detenuto a Napoli, era la reggente della cosiddetta paranza dei bambini di Forcella, quella descritta da Roberto Saviano nel suo libro. Non contento, voleva un gruppo tutto suo e nella piazza di Rimini aveva visto l'occasione di fare carriera. In Riviera era giunto nel settembre del 2018 e nel giro di un mese, secondo la ricostruzione, aveva sparso il terrore tra i protagonisti affiliati ad altri clan della zona già coinvolti in altre inchieste giudiziarie. La scalata criminale sull'esempio di Gomorra era condita con una brutalità da serie televisiva. In un episodio, Contini avrebbe preso a martellate le mani di uno degli uomini da impaurire e, in base alle intercettazioni, avrebbe voluto spingersi oltre. Quello mi ha detto in più occasioni che è capace di uccidere, hanno registrato gli investigatori. Di ritorno nella sua Napoli nel novembre scorso, il 31enne è stato arrestato perché andava in giro con una pistola. Le manette sono state forse la sua fortuna, perché le famiglie a cui aveva pestato i piedi, in base alle risultanze investigative, stavano già organizzando la controffensiva verso di lui e i suoi uomini e per le strade di Rimini si era pronti a spargere sangue. La rapidità delle indagini ha trovato come ostacolo l'omertà della società civile, come ha dichiarato il procuratore capo della DDA di Bologna, Giuseppe Amato, che ha lanciato l'appello. Chiunque abbia subito minacce o estorsioni da questi uomini si faccia avanti.
Una donna di 69 anni, di origine calabrese ma residente a San Giovanni Persiceto nel Bolognese, è morta questo pomeriggio nel Ravennati a seguito di un incidente stradale. Si trovava a bordo di una Fiat Panda condotta da un uomo, la quale percorreva la strada statale a poca distanza dal parco Mirabilandia. L'impatto è avvenuto frontalmente con una Toyota Yaris condotta da un quarantenne del posto. La dinamica di quanto accaduto è in via di accertamento, ma pare che l'utilitaria giapponese abbia invaso la corsia opposta di marcia. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con numerosi mezzi e l'eliambulanza, la polizia stradale e la guardia di finanza. Per la 69enne i soccorsi sono stati inutili. Il conducente della Panda è ricoverato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena assieme al quarantenne. Si chiudono con il fermo di un nordafricano le indagini su una rapina a Cervia diventata attentato omicidio per via delle profonde ferite causate alla vittima accoltellata la notte di martedì. Sentiamo tutti i dettagli. I carabinieri di Cervia hanno catturato il 33enne tunisino presunto responsabile del tentato omicidio di un 30enne connazionale avvenuto a Cervia lo scorso 8 ottobre. Nei confronti del nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Ravenna. L'uomo, lo scorso martedì intorno alle 3 di notte, dopo aver rubato 500 euro dalla tasca dei pantaloni della vittima ed essendo stato scoperto, lo avrebbe accoltellato all'addome. Il 30enne è stato portato con urgenza all'ospedale di Cesena. Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito di identificare l'aggressore, che nel frattempo si era dileguato. Dopo veloci indagini da parte dei carabinieri, il malvivente è stato rintracciato in provincia di Mantova il giorno seguente e bloccato dai militari del posto. L'aggressore, attraverso una serie di attività svolte dal nucleo operativo della compagnia di Cervia, fortunatamente è stato subito individuato e rintracciato a Mantova, dove insieme ai carabinieri di quel capoluogo è stato catturato nel pomeriggio del giorno seguente, il giorno 9, vicino alla stazione ferroviaria, e aveva con sé una somma cospicua, circa 1.400 euro. Il tutto lasciava presupporre che lo stesso potesse essere in fase di allontanamento dal territorio nazionale, anche perché sappiamo che viaggia spesso tra l'Italia e la Germania. Un commerciante di diamanti slovacco è stato derubato ieri pomeriggio a Bologna di fronte a un bar a Borgo Panigale in via Marco Emilio Lepido. E quanto ha dichiarato l'uomo alla polizia, che sta ora indagando sul caso. In base alla testimonianza del venditore, un uomo di mezza età dell'est Europa, con cui aveva accordato una vendita di pietre preziose all'esterno del bar, gli avrebbe strappato dalle mani un borsello contenente diamanti dal valore complessivo di circa 200.000 euro. Il compratore sarebbe poi fuggito a bordo di una Panda assieme ad un complice. 5 arresti, l'aggravamento di un divieto di dimora, è questo il risultato di un'attività antidroga della squadra mobile della Polizia di Stato impegnata ieri nella zona universitaria di Bologna con diversi agenti in borghese. Andiamo a vedere. Servizio su ampia scala da parte della quarta sezione crimine diffuso della squadra mobile in zona universitaria nel pomeriggio e nella serata di inizio weekend, come d'abitudine particolarmente proficui per l'attività degli spacciatori. Un'attenzione particolare che ha portato a 5 arresti. Il primo riguarda un gambiano di 21 anni fermato all'angolo tra via Zamboni e via Marsala durante una compravendita con una ragazza 29enne. È stato trovato con 30 grammi di marijuana occultati in un sacchetto nell'intercapedine di una finestra in vicolo Facchini. Un tunisino 30enne è stato invece fermato in via Righi mentre consegnava una dose di eroina che aveva nascosto in bocca. Addosso aveva anche 980 euro. Un suo connazionale coetaneo, come lui irregolare, si è incontrato invece con una coppia di tossicodipendenti in via Belle Arti, ma la polizia è intervenuta e gli ha sequestrato 10 grammi di eroina, 2 di cocaina e 415 euro. Gli ultimi arresti riguardano infine una coppia di algerini. Il più giovane, 39enne, arrivava in bicicletta con droga e denaro, consegnava le singole dosi al complice 53enne e le cedeva ai clienti. Sono stati fermati in via del Borgo di San Pietro con 22 grammi di cocaina e 1.220 euro. Il risultato ha comprovato che c'è un'ottima sinergia anche con la Procura, che risponde sempre prontamente. In particolare è stato applicato nei confronti di un sesto soggetto un aggravamento in quanto inottemperante al divieto di dimora a Bologna e quindi è stato condotto in carcere a seguito dell'emissione di un provvedimento della Procura. Importante nel servizio è l'utilizzo di agenti in borghese.
Operare in borghese consente sicuramente una maggiore efficacia. Non nascondo che i ragazzi che chiaramente tutte le sere sono fuori sul territorio hanno a loro volta le difficoltà dettate dal fatto che il personale è quello che è numericamente, già anche loro sono conosciuti, quindi sicuramente va un plauso alla loro bravura, alla capacità di occultarsi e di non rendersi visibili nei momenti dello spaccio e registrare prontamente l'atto della cessione e consentire di recuperare sia le dichiarazioni degli acquirenti che poi arrestare lo spacciatore. Si è parlato anche di legge regionale sull'omofobia ieri sera a Torque24, la nostra nuova trasmissione in onda ogni venerdì alle ore 21 su Teleromagna. Sentiamo allora che cosa ha detto il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli. Se noi andiamo a valutare e a verificare che gli affidi, soprattutto a Bibbiano, venivano effettuati da assistenti sociali aderenti al movimento LGBT e molto spesso questi bambini venivano affidati a donne, uomini, omosessuali. Molto spesso, dai. Questo evidentemente crea dei problemi. Quindi insomma, praticamente la legge sull'omofobia la abolirete? La legge sul... Assolutamente sì. Ci spiega anche perché? Ma perché non possiamo riconoscere dei diritti a persone che comunque hanno già dei diritti? Cioè, è stata una legge che ha dato un qualcosa che già c'è. Cioè, i E allora? diritti delle Qual persone, Siva, non necessitava istituire una legge sull'omofobia per dare ulteriori, rimarcare ulteriori questioni legate agli omosessuali. I diritti le persone ce li hanno, di qualsiasi tipo di orientamento sessuale. Questa è stata una legge marchetta per loro. Punto. E su quanto dichiarato da Pompignoli sui nostri schermi non sono mancate le repliche. La Lega, come sempre, si contraddistingue per il disprezzo del prossimo e anche per una certa ignoranza istituzionale. Lo dice Marco Tonti, presidente del Circolo Arcigay all'Antuning di Rimini, rispondendo a quanto dichiarato appunto dall'esponente del Carroccio su Teleromagna. Il consigliere Pompignoli afferma che la legge della Regione Emilia-Romagna contro le discriminazioni di orientamento sessuale e identità di genere riconosce dei diritti che già ci sono, dice Tonti. Dovrebbe sapere che una legge regionale non può riconoscere diritti nuovi. La legge contro l'omotransfobia prosegue, afferma fondamentalmente una cosa, che le discriminazioni per le persone LGBT sono inaccettabili e che la Regione si impegna a contrastarle e prevenire. Il diritto, casomai, è quello umano di poter vivere in serenità e di poter coltivare apertamente i propri affetti, di poter vivere senza essere offesi, aggrediti, derisi o insultati, cioè esattamente quello che dice Tonti, fa Pompignoli definendolo una legge marchetta. E ora parliamo di infrastrutture, in particolare di E45. A pochi giorni dalla riapertura del Ponte Puleto, la Camera di Commercio della Romagna chiede attenzione alla viabilità alternativa. Dopo alcuni lavori di messa in sicurezza e 9 mesi di chiusura, a inizio ottobre il Ponte Puleto ha riaperto anche al traffico pesante. Ma non basta. Gli ingenti danni economici subiti dalle aziende che lavorano lungo l'asse tra Toscana e Romagna spingono la Camera di Commercio locale a invocare la riapertura di un'altra strada strategica, la Tiberina 3 bis, in modo da fornire un'alternativa istantanea all'E45, evitando in caso di chiusure parziali di paralizzare l'economia di un intero territorio. Il percorso della vecchia Tiberina Ter rappresenta un'alternativa a qualsiasi problema che si possa scatenare in quel tratto di E45. Quindi che sia funzionante e percorribile è una polizza di sicurezza in caso di chiusura dell'arteria maggiore, che fa parte del famoso asse Roma-Varsavia e quindi è una delle strade di livello europeo, ma che per noi italiani e per noi emiliano-romagnoli ha poi dei significati ulteriori, perché andando a verificare quale sia il microcosmo economico lungo la strada, quindi parliamo delle pompe della benzina, parliamo dei bar, dei ristoranti, degli alberghi, è un microcosmo che attorno a quei flussi di traffico vive, fa fatturato e sviluppa attività di impresa. Dal palco del primo convegno della Federazione Italiana Scuole Materne d'Emilia-Romagna, Regione e Ministero alle politiche sociali hanno garantito impegno economico e politico a rendere nidi e scuole dell'infanzia davvero per tutti. Sentiamo come.
Il Pala Congressi di Bellaria Egea Marina ha ospitato il primo convegno FISM dell'Emilia Romagna, un'occasione per ricordare gli impegni politici presi sul tema scuola a livello nazionale e regionale e riconfermare la disponibilità al dialogo e al coinvolgimento delle parti. Qual è l'impegno del governo Conte Bis per rendere veramente attuativo il decreto legge 65 anche dal punto di vista economico? Rendere strutturali quei 239 milioni di euro che ci sono per il sistema integrato 06 e inoltre abbattere le rette degli asili nido. È un'azione fondamentale per poter garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di apprendimento e gioco. Come sugli asili nido avete visto che po' di manovra che abbiamo fatto, noi garantiremo ai comuni che possono azzerare o dimezzare le rette della prima volta che accade, perché crediamo che lo 0-3 anni debba diventare sostanzialmente un sistema educativo certificato e garantito a coloro che lo vogliano percorrere, per questo che aumenteremo ad esempio del 25% le risorse che verranno garantite al sistema integrato, che da 4 milioni e 7 passerà attorno ai 6 milioni di euro nei prossimi anni. Tante persone, oltre 700 persone da tutta l'Emilia Romagna, dalle nostre scuole FISM, i relatori di qualità istituzionali ci hanno detto che ci hanno confermato che le nostre scuole fanno parte a tutti i diritti e dignità del sistema integrato, quindi direi che io sono molto soddisfatto, è la prima assemblea convention che facciamo, quindi meglio di così direi che non poteva andare. E ora parliamo di imprese, la Cesenate Orogel nuovamente premiata. Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e trasformazione digitale sotto i riflettori dell'evento espositivo e di networking in Fiera Cesena questa settimana, promosso da Confindustria Romagna e Confindustria Forlì Cesena, e l'occasione per conferire un riconoscimento alle aziende del territorio che si distinguono per l'eccellenza. Con Excels abbiamo voluto riconoscere alle aziende eccellenti del territorio un segno della loro importanza, della loro capacità di innovare, della loro capacità di essere leader nel relativo settore industriale. Quindi ci fa un grande piacere poter esprimere questi riconoscimenti. La Romagna, per la quale stiamo lavorando tutti insieme, è sicuramente un territorio di prim'ordine che merita uno sviluppo ulteriore, quindi ogni sforzo che viene fatto a favore della Romagna ci deve vedere tutti partecipi. Le aziende del nostro territorio sono in alcuni casi delle vere eccellenze a livello regionale o italiano, in qualche caso anche internazionale, e quindi noi ci vogliamo proporre come un territorio di attrazione non solo per le aziende ma anche per i singoli talenti che vogliamo far crescere. Noi chiaramente ringraziamo Confindustria per il premio, praticamente noi abbiamo partecipato alla sezione sostenibilità e quindi ci hanno riconosciuto appunto il nostro impegno per quanto riguarda la sostenibilità. Noi chiaramente è un concetto che applichiamo a 360 gradi dalle aziende agricole fino al nostro utilizzatore finale. Nell'ultimo giorno della Fiera del Turismo a Rimini, Visit Romagna lancia al fianco della regione la nuova campagna di promo commercializzazione Romagna, la terra della dolce vita, con tanto di mappe, brochure e sito internet nuovo di zecca. La terra della dolce vita non è soltanto quella di Rimini, ma di tutta la Romagna. Il nuovo piano di promo commercializzazione ideato da Visit Romagna assieme alla regione parte proprio da questo concetto: abbattere i campanili, superare la frammentazione e unire un territorio attorno a un unico scopo, vendersi meglio che si può, in Italia e all'estero. Ecco allora che sono già pronte nuove cartine turistiche, brochure e un sito internet ricco di proposte, che riparte dal concetto delle esperienze per promuovere ancora meglio un territorio già molto conosciuto e amato. Per farlo però servono anche degli investimenti nuovi. Naturalmente il tema dell'internazionalizzazione riguarda tutto il nostro territorio. Noi su questo saremo molto impegnati nel 2020 con delle risorse che avranno una destinazione specifica proprio per potenziare i collegamenti con l'aeroporto di Rimini, e quindi faremo un bando da 1 milione di euro per potenziare appunto l'operatività dello scalo riminese, che poi è naturalmente l'aeroporto di tutta la destinazione, di tutta la riviera, con un bando da 1 milione di euro all'anno che io penso ci possa consentire nei prossimi anni di alzare la quota di turismo internazionale collegando la riviera, collegando Rimini, collegando la Romagna con diverse destinazioni europee, per promuovere e comunicare naturalmente le grandi opportunità, le grandi esperienze, il grande territorio della Romagna, che non è solo mare, ma attorno al mare appunto può offrire davvero una molteplicità
di prodotti di straordinaria bellezza e anche di straordinario fascino. Emilia Romagna, grazie ai carabinieri di Rimini e agli inquirenti per l'importante operazione Hammer che ha stroncato una guerra tra clan sul territorio. Lo dice la candidata leghista alla presidenza dell'Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, in merito all'operazione anticamorra di ieri. Ravenna, due pusher sono stati arrestati dai carabinieri nel giro di poche ore. Si tratta di un 26enne tunisino beccato con 16 dosi di marijuana e di un 61enne serbo dedito allo smercio di cocaina. Rimini, dopo due anni di latitanza, la polizia ha arrestato una 22enne bosniaca che si nascondeva nel campo nomadi di Via del Visone. Sulla sua testa pendeva una condanna per furto aggravato e tentato furto. È stata condotta al carcere di Forlì. Cesena, nel primo semestre dell'anno sono stati 2.468 gli accessi allo sportello del centro straniero del comune. Nel 2018 erano stati 4.347. E ora è il momento di tutte le ultime dallo sport. Grazie Ludovico per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il calcio, vigilia di gara per il Cesena della nona giornata di Serie C. I bianconeri domani alle ore 15 ospiteranno la San Benedettese all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Dopo le prime 8 giornate ricche di scontri con squadre da vertice, il Cesena affronta una sorpresa del girone B, la San Benedettese. Rossoblu temibili e reduci da 5 risultati utili che, uniti al quarto attacco e all'unica sconfitta stagionale patita con la Vispesaro, valgono il quinto posto solitario in classifica, un avversario quindi da prendere con le pinze. Nelle gare dove è andata a affrontare tante squadre, l'ha affrontate sempre nello stesso modo e penso che abbiano dei giocatori molto bravi, è un allenatore molto preparato come Montero, che ha dato, si vede, molto del suo carattere anche, non solo tecnico, nel far giocare la squadra. E la chiave del match è mister Modesto, la identifica così. Sarà una partita, secondo me, che sui duelli dobbiamo essere bravi. Forti di circa 1.000 spettatori, la curva Ferrovia sarà ben animata, ma dovrà essere il popolo bianconero a dare la giusta spinta agli uomini di Modesto. Con il nostro atteggiamento noi dobbiamo tirarci dietro tutta la gente come sempre è stato in casa, perché comunque la gente ha sempre spinto la squadra fino al fischio finale dell'arbitro, perché sennò tu con la triestina non vinci la partita, perché eravamo sul 2-2, quindi la gente ti ha spinto per vincerla. Tra pochissimi minuti invece il Ravenna scenderà in campo sul campo della capolista Padova, vediamo. Che l'anticipo di Padova sia un match di enorme difficoltà per il Ravenna non è esattamente lo scoop del secolo. La squadra biancoscudata di Mister Sullo sta sin ad ora viaggiando a medie da record, anche se è pur sempre vero che la vittoria di Trieste ha dato grande morale ai giallorossi. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra forte, abbiamo ancora tante assenze, quindi anche lì dobbiamo far fronte e attingere ancora alle capacità di adattarsi a fare ruoli non nostri, però come dico sempre io, dobbiamo continuare a ricercare le prestazioni e andarcela a giocare sempre con le nostre qualità, per cercare comunque di confrontarci con tutti alla pari. E comunque guai a parlare di un Padova a Ronaldo dipendente. Può essere il limite se hanno solo lui, però non hanno solo lui, hanno Fazzi, hanno Baraie, hanno Moculo, hanno Pesenti, Solieri, Santini, vado avanti? Anche perché, non ho finito, ce ne sono ancora altri 5-6, quindi limitarsi a dire che il Padova è Ronaldo dipendente secondo me è molto molto riduttivo. Passiamo ora al basket, ha qualcosa da farsi perdonare l'Unieuro Forlì. L'amaro epilogo del derby contro il Ravenna ha aggiunto ulteriore pressione sui biancorossi, che questa sera scenderanno in campo per affrontare la trasferta di Orzi Nuovi. Questa partita, diciamo, descrivercela partendo da che settimana è stata, no? Dopo la partita con Ravenna.
Ravenna ad arrivare a questa gara con Ottimo? È una settimana un pochino arrabbiata, perché siamo coscienti che ci serve continuità spalmata su tutto l'arco dei 40 minuti. La parola d'ordine in casa nostra in questo periodo è continuità. E le partite che abbiamo fatto finora, che l'abbiamo avuta, le abbiamo vinte direi anche abbastanza bene. Domenica scorsa abbiamo avuto un blackout fatale negli ultimi minuti che ci ha purtroppo fatto regalare la partita a Ravenna, e il verbo non è scelto a caso. E abbiamo lavorato su questo, e quello che stiamo cercando in questo momento, in questo periodo, è assolutamente questo: è riuscire ad essere continui, che non vuol dire essere bravissimi e far tutto bene per 40 minuti, perché praticamente non è possibile, commetteremo degli errori, ma avere una continuità di impostazione, di presenza in campo e difensiva e offensiva. Quindi dobbiamo essere pronti a difendere delle azioni a lungo e allo stesso tempo, da parte nostra, superare la loro aggressività, prima di tutto pareggiandola, ma su questo non ho dubbio, e facendo lo stesso, non stagnando la palla su un lato o in mano a qualche giocatore, come ogni tanto purtroppo ci succede, ma è fisiologico dopo un mese e mezzo, due mesi di lavoro con una squadra totalmente nuova. È tutto per lo sport, Ludovico, a te. Grazie al nostro Marco Rossi, adesso le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Il weekend, con la giornata di domenica, risulterà piuttosto stabile in Emilia-Romagna, ma la nuvolosità sarà diffusa nella nostra regione. Questo a causa di molta umidità che al mattino porterà nubi basse su gran parte delle nostre aree pianeggianti e di collina, mentre dal pomeriggio un aumento della nuvolosità è atteso sull'Emilia occidentale e sull'Appennino al confine con la Toscana, ma senza precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, saranno miti, valori minimi compresi tra 11 e più 15 gradi, valori massimi intorno ai 19-23 gradi. La ventilazione risulterà debole, il mare caldo. Anche la nuova settimana inizierà con queste condizioni, con un ulteriore aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire dall'Emilia occidentale, ma temperature sopra la media del periodo. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Prima di salutarci, rivediamo insieme i fatti principali di questo telegiornale della sera. Emerge un quadro inquietante dopo il blitz dei carabinieri, che a Rimini ha evitato che nascesse una guerra tra clan di Camorra nel cuore della Romagna. Un plauso universale arriva dal mondo politico di maggioranza e opposizione. Con decine di uomini in borghese, la polizia di Bologna ha concluso un blitz antidroga nella zona universitaria del capoluogo, che ha portato a 5 arresti e all'aggravamento di un divieto di dimora. Le manette finiscono ai polsi di persone per lo più straniere. È durante la nuova trasmissione Talk 24 che Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, si scaglia contro la legge sull'omofobia approvata di recente. È una marchetta ed è inutile, dice, promettendo di abolirla qualora vinceranno le elezioni di gennaio. Anche la Camera di Commercio della Romagna tira un respiro di sollievo dopo la riapertura del ponte Puleto in E45, ma secondo il suo presidente Alberto Zambianchi è necessario pensare subito anche alla strada Tiberina, così da evitare in futuro dannosi blocchi all'arteria. Dal palco del primo convegno FISMA Bellaria e Gia Marina, il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini promette un'attività mirata per abbattere le rette degli asili. «Convincerò i sindaci a usare il fondo sulla legge 06 anni», ha ribadito. Alla kermesse è presente anche la sottosegretaria Puglisi. Infine lo sport, il calcio. Il Cesena ospita nella nona giornata di Serie C la Rivelazione San Benedettese. La lettura tattica di Francesco Modesto sarà incentrata sui duelli nei diversi reparti, in una gara il cui esito non è per nulla scontato. Ho concluso, è tutto per questo telegiornale. Grazie per averci seguito come sempre. L'informazione sulle nostre reti torna domani mattina a partire dalle ore 8. A voi tutti auguro una buona serata. We'll be right back.
Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.